Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vorrei tanto farmi una notte nel bosco prima della fine dell'anno, ma non so se sarà possibile. Guardate, ora vi faccio vedere. Pochettino. Che miseria. Piove ininterrottamente da settimane. I boschi si sono allagati, la legna è fradicia, adesso le temperature sono crollate e quindi si è ghiacciato tutto. Quella che avete visto poco fa è una distesa di 4-5 dita d'acqua completamente congelata, e campeggiare a queste condizioni è un massacro. Si è messo pure a nevicare a posto. L'anno scorso di questi tempi, anzi forse era un po' prima, ho passato 2 giorni da incubo cercando di far partire la stufa con della legna che buttava acqua da tutte le parti, peggio di una fontana, e quindi so per esperienza che in queste situazioni il fuoco è un'incognita, e senza fuoco sinceramente non me la sento di passare la notte qui, perché al momento ci sono diversi gradi sotto zero, fa un freddo cane e me lo sto sentendo dentro le ossa. Ero venuto già la scorsa settimana a fare un sopralluogo e il bosco era praticamente una palude. Oggi sono tornato anche perché miracolosamente sembra sia uscito un po' di sole, che mo già se n'è andato, e non è che la situazione sia migliorata, è sempre una palude però ghiacciata. Sento dei rumori, credo che stiano lavorando qui nel bosco, probabilmente stanno caricando un po' di questi tronchi. Speriamo che non si sono messi dove devo andare io. Mi fermo e mi faccio un tè, che sto congelando. Ci voleva. C'è uno spiraglietto di luce.
infilato una barretta sotto la giacca per cercare di riscaldarla un pochetto. Oh, lo sta. Ecco. Andiamo un po'. Un blocco di calcestruzzo. Nel periodo che va da ottobre a dicembre si moltiplicano le mail da parte di aziende che, in cerca di visibilità in previsione degli acquisti natalizi, vogliono mandarmi prodotti gratuitamente in cambio di video. Oh mio Dio, mi contattano le aziende, ma allora sono un figo vero! Ecco, quella fase lì è terminata molto tempo fa. Mi rifiuto di prendere oggetti che non mi servono solamente perché me li regalano. Da qualche tempo a questa parte sto cercando di adottare un approccio minimalista. Ho dato via un po' di roba che avevo a casa. Prossimamente credo che ne darò via dell'altra. L'obiettivo è rimanere con pochi pezzi, tutti di qualità, che durino anni. Quindi raga, il discorso è molto semplice: accetto solo oggetti che effettivamente mi servono, cose che avrei comunque acquistato di tasca mia e che in questo modo evito di acquistare, perché qui mandare avanti tutta la baracca costa, sia in termini di tempo che di denaro. Non pretendo di guadagnare con YouTube, ma almeno coprire parte delle spese, quello sì. Fermo restando che se mi prendo l'impegno con un'azienda di mostrarvi un prodotto, deve essere uno, una roba di qualità, due, una roba interessante. Di recente ho collaborato con AGM Mobile mostrandovi l'H6, un telefono rugged. Mi hanno proposto di provare anche quest'altro prodotto, un tablet, l'AGM Pad P1, ed io ho accettato volentieri, sia perché un tablet in effetti era sulla lista delle cose da acquistare, sia perché questo qui ha una particolarità che tra poco vi dirò. Fatemi scurire un po' perché è uscito il sole. No, un po' troppo. Come molti di voi sapranno, io mi occupo di attività divulgative sulla preistoria. La maggioranza del mio pubblico è composta da bambini di 8 anni, ma faccio lezione anche agli adulti, sia nell'ambito del mio corso di tecniche di sussistenza primitive, sia durante i vari workshop ed eventi che organizzo in primavera con gli iscritti al mio canale. Spesso ho la necessità di mostrare foto e video ai miei corsisti, specialmente quelli di preistoria, perché magari devo parlare di un particolare reperto molto difficile da descrivere a parole e quindi mostro la foto che ho scattato al museo. Oppure devo parlare di una particolare tecnica di scheggiatura della selce molto avanzata che io non so fare e quindi mostro il video. Ho provato a portare il PC qualche volta, ma è scomodo e soprattutto non è un qualcosa che si possa passare di mano in mano. Sono molto contento di aver preso un dispositivo del genere che sono sicuro darà un bel boost alla qualità delle mie lezioni. Il valore aggiunto è che questo tablet è impermeabile e resistente alla polvere, cosa per me fondamentale visto che faccio sempre lezioni all'aperto. Capiterà che piove, capiterà di doverlo appoggiare sul terreno o su una superficie polverosa e potrò farlo senza paura. Ci credete che non riesco a tirarlo fuori dalla cover? Fa talmente freddo che la plastica si è irrigidita, le mie dita hanno perso sensibilità. Vabbè, vi metto delle immagini. Tutte le porte hanno queste guarnizioni in plastica come sull'H6. Una volta chiuse non passa più nulla. Attenzione, questo tablet non è resistente agli urti. Come vedete non ha una scocca rinforzata. Il vantaggio qual è? Spessore ridotto, leggerezza, infatti lo spessore è di 9 mm e il peso di 470 grammi, e tutto questo si traduce in una facilità di trasporto. Se cercate una roba da maltrattare in maniera indiscriminata non va bene, ma se come me avete semplicemente bisogno di un dispositivo che resista alle intemperie, da poter utilizzare in tranquillità all'aria aperta, potrebbe essere la scelta giusta. Senza contare questa famosa cover inclusa nella confezione, dalla quale non riesco adesso a tirarlo fuori, lo protegge un minimo anche dagli urti. Cover che consente di tenerlo in piedi in questo modo. Oddio, è difficilissimo. Così, no? Su una superficie, perché ha la calamita qui dietro, però non ha la calamita sul davanti. Quindi
rimane così un po' volante e questa cosa mi dà fastidio. Però vabbè, a parte questa parentesi sulla cover, mi piace che esista un dispositivo del genere che ha le sembianze di un tablet normale, ma un minimo di caratteristiche che consentono di utilizzarlo in tranquillità all'aria aperta. Il design è essenziale, come piace a me, ha una scocca in alluminio molto bella. Del fatto che è impermeabile ne abbiamo già parlato, aggiungo solo che lo standard è IP69K, il che significa che non resiste solo agli schizzi ma proprio alle immersioni. Un'altra cosa che mi piace è l'incredibile spazio di archiviazione, che di base è di 256 giga ma può essere portato fino a 2 tera con la micro SD. Questo significa che potrò infilarci dentro un sacco di roba, tutte le foto, tutti i video, tutti i miei file di testo. Avrò a disposizione tutto il materiale didattico direttamente sul dispositivo e quindi potrò utilizzarlo senza connessione ad internet quando faccio lezione all'aperto. In ogni caso ha lo slot anche per la SIM, quindi si può usare il traffico dati in mobilità, lo si può usare come navigatore utilizzando il GPS e le mappe online fin tanto che c'è segnale, e se non c'è segnale vi scaricate la porzione di mappa che vi interessa. Io non credo che ci metterò la SIM perché per l'utilizzo che devo farne io non c'è bisogno, ma volendo c'è questa possibilità. A livello di hardware, ragazzi, niente da dire, gira tutto per bene, lo scrolling è veloce, si utilizza con piacere. Lo schermo non è male, è un LCD poco più di 10 pollici, Full HD Plus, 300 ppi. Ho infilato dentro un paio dei miei video e devo dire che si vedono abbastanza bene. La batteria da 7000 mAh dura un sacco, abbandonata a se stesso in casa ci mette giorni a scaricarsi, con un utilizzo normale siamo più o meno sulle 10 ore. Le fotocamere, raga, non ne parliamo nemmeno, indecenti, ma come sapete io da videomaker sono abbastanza esigente in questo senso, ho da ridire anche sui video in 4K e sulle foto scattate con la mia ZV-1, che è un'ottima macchina, quindi non so, vi metto qualche esempio, valutate voi. C'è da dire che siamo nella media di questi dispositivi, non pensate che la fotocamera del mio A52S, che costa quasi il doppio rispetto a questo tablet, sia tanto migliore. Non so se si riesce a vedere, il tè rimasto nella tazza si è congelato. Mi sono rimesso in cammino perché qua a star fermi veramente si rischia l'ipotermia. Ragazzi, il Pad P1 è un tablet perfetto per le mie esigenze, quindi ringrazio AGM Mobile per avermelo fornito gratuitamente. Ci ho tenuto a mostrarvelo perché secondo me è un dispositivo interessante che si posiziona a metà strada tra un tablet tradizionale molto delicato e uno invece rugged, ultra resistente, ultra corazzato, ma pesante e ingombrante. Vi ho fatto un overview abbastanza rapida perché mi interessava più che altro farvi sapere che esiste questa possibilità. Poi per tutte le specifiche dettagliate vi rimando al sito del produttore. Si è rimessa a nevicare, mannaggia la miseria, mi sto congelando. Ragazzi, cioè mi sto congelando, voi non avete idea. Eppure ne ho fatte di uscite sulla neve, ma oggi io non lo so, fa un freddo che non trovo le parole per descrivervelo. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile lasciandomi un commento qui sotto e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime pubblicazioni. Grazie per la visione, vi mando un abbraccio e ci vediamo in un prossimo video.